tutti, sono Simone e questo è Esperimenti in Garage. I lavori in garage procedono, ormai siamo prossimi alla pavimentazione del pavimento con legno di pallet. E in questi giorni ho fatto una prova, ho provato a incollare un tratto di asse di pallet invece che con la colla da legno, con la colla per piastrelle. È quel pezzettino lì e ora vediamo com'è andata. Questo è il pezzettino di legno che ho incollato, non ero fiducioso per niente e invece è praticamente intoglibile a mano, anzi è intoglibile a mano, dovrò rimuoverlo a forza, a martellate, quindi sono contento perché vuol dire che potrò riciclare la colla per piastrelle anche per incollare il legno. Ho usato la colla H40 bianca, che è quella che ho usato per piastrellare il lavandino, e quindi vuol dire che potrò riutilizzarlo. Ho anche un sacco di H40 grigia e anche quella praticamente ha caratteristiche molto simili, e quindi penso di riutilizzare anche lei. Tutta questa bella introduzione in realtà solo per dirvi che prima di pavimentare mi è venuta l'idea di fare questo video per quanto riguarda le polveri e i materiali edili. Io non sono un muratore esperto, quello che so l'ho imparato durante la ristrutturazione dell'appartamento. Non ero da solo, c'erano ovviamente anche i muratori che mi hanno spiegato, mi hanno insegnato come fare. Mentre loro facevano una parte della casa, io facevo un'altra stanza, così andavamo avanti e man mano facendo ho imparato, ho fatto esperienza, e quell'esperienza diciamo che l'ho rimessa in pratica qui nella ristrutturazione, nel mio progetto di ristrutturazione del garage. Quindi quello che sto per dirvi è quello che ho imparato, non prendetelo come Bibbia, o prendetelo come Bibbia, dipende quanto siete credenti, ma vi dirò quello che so, quello che ho imparato, quindi non sarà un vademecum totale sull'edilizia, ma sarà quel poco che magari torna utile sapere per fare qualche progettino fai da te. Qui ci sono i materiali che mi sono avanzati dalla ristrutturazione che sto riutilizzando in garage. Partiamo ovviamente dal materiale che non c'è, ovvero la malta. La malta è il materiale che serve per unire i mattoni quando si costruisce un muro. Semplicemente si usa anche, l'ho usato anche per chiudere le tracce. Quindi quando ho fatto l'impianto elettrico e c'erano da chiudere le tracce, ho messo la malta per bloccare i tubi. In particolare ho usato la malta bastarda, che si chiama così perché contiene sia calce che cemento. Contiene, per essere malta, anche sabbia, e si impasta ovviamente aggiungendo acqua e poi si stende per coprire le tracce oppure per unire i vari mattoni. Una cosa importante che ho imparato sulla malta è che è sconsigliato usarla per coprire le tracce sul pavimento. Questo perché contenendo cemento ci mette veramente tanto tempo per asciugarsi, per indurirsi, per completare la presa, e quindi per stendere il pavimento bisogna aspettare almeno un mese, o meglio, io ho steso il parquet di sopra, quindi mi hanno detto di non usarla perché ci sarebbe voluto così tanto tempo. Non so se mettendo le piastrelle, che non assorbono l'acqua come il legno, si possono mettere prima. Però nel mio caso, che era parquet, non ho usato la malta per coprire le tracce sul pavimento. Al suo posto ho utilizzato invece il massetto, che ce l'ho, è questo sacco qui. E il massetto praticamente è quell'impasto, non so cosa contenga di preciso, massetto pronto minerale certificato ecocompatibile, a presa normale, rapido, asciugamento per la posa, eccetera eccetera. Questo è il massetto Keracem Eco Pronto, e si usa per fare la base che va sotto i pavimenti, il massetto appunto. E dato che è pronto, ci mette poco ad asciugarsi, quindi una volta che il massetto si è asciugato, il giorno dopo, due giorni dopo, non serve aspettare tanto, si può subito mettere il pavimento, anche il parquet. E io ho coperto tutte le tracce del pavimento, sia di sopra che ad esempio qui in garage. Ho coperto questa traccia che porta fino allo scarico, l'ho coperta appunto con il massetto. Capitolo extra, il cemento rapido. Questo è il Presto Cemeco della Keracol, malta minerale ecocompatibile, tixotropica, che cosa vuol dire? A presa e indurimento ultra rapidi, eccetera eccetera. Cemento rapido si autodefinisce, praticamente si usa per bloccare, non so, un mattone, una scatolina di un impianto elettrico. Ci metto uno sputo di cemento rapido, la tengo ferma, quando si è asciugata non si muove più, e dopo copro tutto di malta bastarda. Potrei ricoprire tranquillamente tutto di cemento rapido, soltanto che costa un sacco 10 volte di più della malta. Cioè, un sacco costa un sacco, ecco. Quindi abbiamo costruito il nostro muro di mattoni con la malta, abbiamo fatto l'impianto elettrico, bloccato tubi, scatoline, le abbiamo ricoperte di nuovo con la malta. E ora è il momento di dare l'intonaco. Intonaco di cui ne ho un esemplare qui, ancora integro,
che è KC1 della Fassa Bortolo. La didascalia dice intonaco a macchina a base di calce e cemento. Della Fassa Bortolo c'è anche il KS9 con la stessa identica didascalia, però mi sembra che le proporzioni di calce e cemento siano leggermente diverse. Solo i muratori più esperti sanno quale sia il caso di utilizzo più adatto dell'uno o dell'altro, perché penso siano praticamente identici. Se no c'è anche il KD2 che è intonaco con della fibra, quindi diventa più duro, più resistente, tende magari a sgretolarsi meno, forse a fare meno polvere. Comunque mi ricordo che quando i muratori hanno dato il KD2 lo grattavano subito, perché se no dopo, lasciandolo seccare troppo, con la fibra diventava troppo duro e troppo faticoso da grattugiare, ecco. Ma a parte quello, sono intonaci standard. Quando si fa un muro dal nuovo si fanno delle strisce verticali a piombo che con uno spessore uniforme, in modo da creare praticamente delle guide di intonaco finito ogni tot distanza. In questo modo, avendo queste guide, si può intonacare tutta la parte centrale con una lunga staggia, si stende uniformemente l'intonaco e si fa prima per ottenere un risultato decente. Perché se io devo rendere planare un'intera parete senza dei punti di riferimento, è praticamente impossibile. Invece, creandosi ogni tot distanza queste guide di riferimento, dopo con una staggia da 1-2 metri si riempie lo spazio tra una e la successiva. Se invece si tratta di ristrutturazione, abbiamo un intonaco a destra e intonaco a sinistra, basta veramente una staggia piccolina per stendere l'intonaco nell'area centrale. E l'intonaco, infine, una volta asciutto, va grattato. Lo strumento apposta è una grattugia con tanti dentini che, passandola sull'intonaco, rende la superficie liscia e uniforme. Sopra l'intonaco, poi, o si rasa o si piastrella. Per la rasatura, qui ho due polveri di esempio per due finiture diverse. Questo è gesso, è biogesso della Caracol per una finitura extra liscia. Si dà il gesso, si tira veramente veramente tanto per lasciare uno strato veramente sottile sull'intonaco, e una volta asciutto va scartavetrato. Non ve lo consiglio a mano, ci sono gli scartavetrini apposta, non so come si chiamano, le piallatrici, forse ce l'ho. Questo affare qui, come si chiama? Lo scartavetratore, no? E quindi, mentre il gesso dà una finitura liscia, qui ho la 64 che invece contiene della grana, e quindi otteniamo appunto una finitura non liscia ma granulosa. L'ho usato qui la 64 per cercare di mascherare un po' le tracce a fianco alla parete esistente, che è molto irregolare, che se avessi usato il gesso avrei ottenuto qualcosa del genere. Qui ci ho verniciato sopra, ma sotto è liscio, perché secondo me hanno stuccato col gesso, con qualcosa di simile, molto molto fine. Nel mio appartamento ho usato il gesso per rasare tutte le tracce dell'impianto elettrico in giro per casa. In questo modo mi è bastato rasare solo le tracce e non rasare anche la parete già esistente, che era già verniciata fondamentalmente. Sopra però, in tutta la parete, prima di verniciare, ho dato una mano di fondo con della grana, in modo da uniformare la texture e coprire eventuali imperfezioni, perché anche se ho una parete liscia e faccio una rasatura liscia, un po' di differenza potrebbe vedersi. Dando invece una mano di fondo con la grana, si rimuove questa differenza, poi con la vernice viene tutto coperto. Infatti di sopra è venuto da Dio il lavoro, non si vedono assolutamente le tracce. Nei bagni, che invece sono stati ristrutturati completamente, è stato usato la 64, in questo modo non doveva essere data una mano di fondo con la grana, perché la grana la dà già la rasatura, e si poteva verniciare direttamente. E a differenza del gesso, la 64 non va scartavetrato, perché appunto alla grana sarebbe impossibile scartavetrare qualcosa con la grana, ma va passato con una spugna o un panno umido barra bagnato. E se invece di rasare e verniciare dobbiamo piastrellare? Beh, in questo caso si usa la colla per incollare le piastrelle, come ho fatto per incollarle sul lavandino. Questa è H40 No Limits della Caracol, H40 grigia. Ci sono due colori, c'è la grigia e c'è la bianca. Per quel che so, la bianca è consigliata per incollare le piastrelle sul rivestimento, quindi in verticale, mentre la grigia per incollare le piastrelle sul pavimento, quindi in orizzontale. La colla, come il cemento rapido, è un altro di quei materiali che costicchiano, però non si può fare senza, sono indispensabili. Soprattutto questo tipo di colla della Caracol, che modestamente si presenta come il primo gel adesivo che incolla l'impossibile, però quando vedete che incolla praticamente un pezzo di legno su della polvere, vuol dire che vale veramente i soldi che gli diamo. Che poi stiamo parlando per un sacco di 25 kg sui 22-23 euro, non stiamo parlando di 10.000 euro, ecco.
però a confronto l'intonaco costa 2,50 euro. Bene, abbiamo piastrellato, manca l'ultimo passaggio, che è quello di dare lo stucco sulle fughe delle piastrelle. La Caracol fa questo che si chiama Fugabella, questo è il colore 21, è un bianco sporco, un bianco caldo, che è dato qui sulle piastrelle del lavandino, e si impasta in maniera abbastanza liquida, abbastanza fluida, in modo da farlo penetrare nelle fughe, che per quanto siano sottili devono essere riempite, perché in un lavandino, in una doccia in opera, deve diventare impermeabile. E il giorno dopo si asciuga, si pulisce, perché comunque rimane sempre qualche traccia di fuga sulle piastrelle, che vanno quindi pulite prima che diventi veramente tosto tosto, e alla fine si ottiene un risultato del genere con le fughe coperte di stucco del colore che scegliamo noi. Se il negozio è ben fornito, quando andate a scegliere la Fugabella vi ritrovate una parete intera di sacchettini colorati bellissimi, ma dovete sceglierne uno solo, quello che ci sta meglio. Insomma, siamo arrivati in fondo anche a questo episodio maratona sui materiali da costruzione, spero sia stato interessante. Se volete delle informazioni in più andatevele a cercare, perché io più di così non ne so, e vi do appuntamento, come al solito, al prossimo video di esperimenti in garage. Ciao ciao!